Sarà proprio lui, Leonardo Pieraccioni, a presenziare alla premiere del nuovo film Un fantastico via vai, che sarà proiettato all'UCI Cinema di Arezzo. La data è ancora top secret, ma gli aretini, appena saputa la notizia, sono già in fibrillazione. Perché in quella pellicola c'è un po' anche di loro, che hanno seguito passo passo le riprese, il backstage, gli scatti rubati dal set tutto aretino del nuovo film del Toscanaccio, che sarà nelle sale di tutta Italia dal 12 dicembre. Pieraccioni, in un'intervista al programma Effetto Notte di TV 2000, la confessa. Qui c'è stata una generosità da parte dai laureati in poi, da parte del pubblico nei miei confronti eccezionale, quasi commovente. Infatti la mia missione, come dico sempre, è cercare di fare un film che li possa divertire per un anno, per un anno e mezzo, magari ricordo, per un'ora e mezzo, cioè il tempo della proiezione. Una pellicola tutta incentrata sul ruolo del tempo, da cui scappare o a cui tornare. La trama, a chi questo film l'ha visto nascere nelle strade, nelle piazze della propria città, è ormai nota. Il personaggio, interpretato da Leonardo, attore principale oltre che regista, lavora in banca, ha una moglie e due figlie e conduce una vita serena, finché un banale litigio fra coniugi lo scaraventa fuori dai binari della sua vita ordinaria, oltre che da casa. Ed ecco che, come in una fantomatica macchina del tempo, si trova a convivere con quattro studenti con cui condivide un appartamento e torna ai suoi 20 anni. Dei miei 20 anni mi ricordo la sfrontatezza e il fatto di essere assolutamente come tutti i 20enni, di pensare di avere tutte le verità in tasca. Iniziavo a interessarmi del cinema e a 20 anni andavo a vedere Kubrick e dicevo: ma chi è sto Kubrick? Datemela a me una macchina da presa, vedrete. Ce l'hai quel tipo di arroganza pazzoide. Poi capisci, quando ti danno la macchina da presa, chi era e chi è Kubrick. Kubrick o no, Leonardo era destinato a stare dietro la macchina da presa. L'alternativa? Il falegname, rivela, perché secondo me il falegname, l'attore, il regista e l'insegnante sono la stessa cosa. Anche costruire una storia è come fare un comodino in realtà. E come un comodino, se la storia non c'ha quattro gambe, incomincia a zoppicare.